Giuseppe Palermo. E indossiamo una cosa viola, per favore, su, l'ho fatto vedere, però. Allora, scoprivo, però, qualsiasi tinta di viola, vediamo un raro viola, giusto? Allora, io vorrei dire due parole su una questione che credo importante, cioè il rapporto con non i partiti, è un'altra questione grossissima, la lascio da parte, ma con le associazioni e i comitati esistenti, cominciando dai comitati, le associazioni antimafia e da quelli ambientalisti. Poco fa ho sentito accenni a questioni di discariche, di centrali, di altri problemi che ci ritroveremo davanti. Ora, siccome sono questioni che ricorrono da un lato e dall'altro lato c'è un minimo, una dimensione tecnica, è impossibile che tutti fanno tutto su queste cose. Quindi bisogna un minimo creare dei comparti, delle liste di preferenza, sia sul piano geografico, sul piano tematico e via discorrendo, e distribuirsi la informazione sia sulle iniziative in corso, sulle novità, la stampa, quello che succede, e mettere in comune gli indirizzi mail, scambiarsi un pochino. Il rapporto con le associazioni e con i comitati è importante. Io distingo tra comitati e associazioni perché sono realtà grosse e serie entrambe, ma diverse. I comitati, voglio un tempo per capirci, a Dio Pizzo, ammazzateci tutti, queste realtà nuove venute fuori da queste associazioni, Libera o cose del genere. È essenziale che ci sia un qualche contatto, non dico di tutti con tutti, ma di qualcuno con queste realtà, sia per un fatto di documentazione, sia per un arricchimento reciproco, per dare e ricevere da queste persone. E quindi bisogna anche lì tematizzare, ripartirsi i compiti, decidere: a me mi interessa questo, io mi metto con questo e via discorrendo. Con le associazioni ambientaliste è ancora più complesso, perché noi da un lato abbiamo la crisi del movimento ambientalista, che è anche collegata con la crisi politica dei Verdi, con la loro sparizione dal Parlamento e quindi con la mancanza di visibilità che hanno, ahimè, queste questioni, insomma, è un fatto, non è solo colpa loro, è una realtà questa crisi. E quindi proprio per questo motivo bisognerebbe che associazione per associazione si decidesse di trovare un legame. Le associazioni sono in crisi per vari motivi, sia perché le lobby infiltrano anche loro e ci riescono molto spesso. Sono poi in realtà macchie di leopardo, delle volte noi abbiamo un nazionale che funziona e invece a livello locale le faianze, oppure abbiamo il contrario, questo è il caso, io faccio anche i nomi di Legambiente, che a livello locale spesso è molto attiva, a livello nazionale e romano è allineata col bersanismo più col bertonismo, comunque tace su tutta una serie di questioni su cui non bisogna tacere assolutamente. Mentre nelle realtà locali non è così. Abbiamo un WWF che è l'unica associazione che sta facendo qualcosa sul ponte di Messina, ma che poi ha accadute, come per esempio hanno sponsorizzato, si sono fatti sponsorizzare da Vittorio Sgarbi in Sicilia, il quale ora vanno insieme a combattere contro le oligo. Sgarbi è Sgarbi, insomma, anche se gli può capitare di dire una cosa giusta per sbaglio, allora hanno di queste cadute, quindi non è bianco nero la cosa. Proprio per questo motivo però bisogna, Italia Nostra ha cambiato 3 volte dirigenza, ha appoggiato sotto e senza sotto Alemanna alle ultime elezioni, però adesso quella dirigenza è cambiata, non c'è più, la nuova si sta guardando intorno, quindi sono realtà in movimento che vanno seguite. Allora io cosa propongo in pratica? Che alcuni tengano contatti con queste associazioni, sfruttando anche la carta intestata, quando posso dire, ma soprattutto quel minimo di know-how che c'è in queste cose. Faccio un esempio solo per non dilungarmi: il diritto di accesso. Il diritto di accesso per la normativa europea permette a qualsiasi cittadino, a me, a voi, eccetera, di avere tutte le carte di tutto
se toccano questioni ambientali, te le devono dare. E questo, ripeto, senza macchinosità o senza cose, va solo saputo fare, scritto una letterina, eccetera, per dire. Allora, se si fanno dei gruppi duri, come per esempio che stanno venendo fuori in Toscana quei comitati, quelli di Monticchiello o altri, su questioni concrete che si sono allargate, o il Movimento No Ponte per certe cose, il No Tav per certe altre cose, allora lì veramente c'è da fare e quindi c'è da contattare queste realtà. L'ultima manifestazione tra l'altro c'erano, sono venuti apposta, quindi sono anche loro che sono nel movimento, non sono una cosa estranea, non sono gente di fuori che dobbiamo andare a cercare, sono come noi, insomma, solo che sono partiti da lì, insomma, e stanno lì. Allora, all'atto pratico scriviamo delle liste dei nomi, diciamo a me mi interessa questo, a me mi interessa quest'altro, e chi ha questa lista poi smista le cose e poi cerchiamo di fare dei gruppi anche. Grazie. Gianluca Natarelli. No, dai, vieni qua. Magari ti anche il nome successivo. Si prepari, è vero. Giorno Rossi, che non c'è adesso. Ah, sta là, te vedete. Allora, buonasera, io volevo parlare dal mio punto di vista, che è di un ragazzino, di uno studente di terza media. Allora, innanzitutto io mi ero posto due interrogativi che volevo porvi anche a voi. Innanzitutto, cosa vogliamo che diventi il popolo viola? Cos'è il popolo viola? Quale sarà il nostro futuro? Questa è una cosa che... Cioè, io penso che il popolo viola potrebbe diventare anche quasi un'alternativa politica, perché... la nostra attuale opposizione non sta facendo grandi cose, perché se noi, anche se raggiungessimo il nostro obiettivo, che è quello di chiedere le dimissioni al Presidente del Consiglio, io mi sono chiesto anche chi verrà dopo il nostro Presidente del Consiglio. Sarà veramente migliore? Peggiore di sì. Ah. C'è sempre. Poi volevo parlare di un argomento che si è tanto discusso l'anno scorso, soprattutto, che è il problema della scuola, che secondo me è un problema un po' sottovalutato, perché noi dobbiamo considerare che i giovani di oggi sono i futuri adulti di domani, quindi i futuri medici, i futuri elettori, politici, quelli che manderanno avanti il nostro paese. E c'è il problema della, diciamo, la mala istruzione, perché anche c'è un disinteresse di fondo da parte di alcuni giovani studenti, che secondo me questo disinteresse è condizionato da molte cose, come per esempio la televisione, che impone dei modelli a dir poco imbarazzanti. Vogliamo dire, un'altra cosa sarebbe diffondere anche una coscienza politica tra i più giovani. Io mi sono ritrovato con delle persone in classe che non sapevano neanche chi fosse il nostro Presidente del Consiglio, con tutto che studiamo Costituzione da 3 anni. Lo so, ma gli eventi si sono dimenticati. Ma preferito di pensare al presidente del Milan.